Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo in questa postazione perché vi volevo far vedere praticamente delle cose che sono uscite di ricordo della Regal Academy. Allora, io ho comprato la Regal Academy che praticamente è fatta in questo modo. Ho attaccato pure gli sticker che sono usciti dai personaggi come Gigi e Maletti, e dietro è fatta proprio Regal Academy. E sopra si è attaccato questo stickers. Allora, non mi ho fatto la recensione proprio che era col giornalino, perché le ho aperte subito, ma ho la febbre, va bene. Ieri mi è salita la febbre, ma non mi sento meglio, non mi è salita stamattina. Lo so che nessuno può fregare di meno, ma vabbè. Allora, il primo personaggio che ho trovato nella Regal Academy è Rose, che purtroppo ho trovato a doppione. E nel caso qualcuno comprasse queste bustine, se tipo qualcuno vuole fare a cambio con me, lo farò certamente. Allora, Rose ha una scarpa in mano perché lei ha proprio la mania delle scarpe. Devo dire che assomiglia a quella del cartone. E sulla base trasparente e brillantinata, ed è proprio vestita come nel cartone. Poi, le seconde che ho trovato, perché le ho comprate due bustine insieme, sono Joy e Vicky. Vicky è la cattiva. E faccio vedere prima Joy. Joy è quella della magia della rana. E ha questo fiore di ninfea in mano. Ed è fatta benissimo. Anche il carré, la rana nei capelli, quella mollettina a forma di rana, non è che è una rana vera. E è fatta in questo modo, vestita proprio come nel cartone. Poi Vicky, che è la cattiva, come vedete, anche metti a fuoco. Anche oggi non vuole mettere a fuoco la telecamera. Oh, aspettate. Ecco, no. Per vedete, ha questo piccolo neo come nel cartone, le ciglia arrabbiate, e dietro ha una pozione cattiva. Stamattina mio padre mi ha comprato un'altra bustina. E potete trovare in edicola con questo, che l'ho pagato 7 euro la Regal Academy più il rosa, e invece le bustine costano 3 euro l'una. Poi vi farò anche la recensione del vestito oggi e delle Minimon. Allora, le Minimon dei fiori, vestito Oak, il mio maschio preferito tra Travis e Oak, che è quello delle mele. Guardate, proprio come nel cartone, ed è fatto così con la divisa scolastica. E vorrei tanto che nella prossima bustina mi uscisse o Travis o Ling Ling, che è quella con il ventaglio, la magia del ventaglio. Allora, lei è la magia malvagia, diciamo, lei è la magia della rana, magia della zucca, magia della neve. Poi, adesso vi prendo il libretto. Allora ragazzi, i personaggi ne sono 10. Travis, che è la magia della fuga. Ling Ling, che è la magia del ventaglio, Biancaneve, poi c'è Joy, che come vedete ho segnato la X per quelli che ho, che è la magia della rana, Rose, che ho segnato la X, Astoria, la magia della torre, la rapinonzola, Vicky, Cenerentola, Oak e la bestia. Peccato che non abbiano messo anche Belle e Rapinonzolo, il dottor Ranocchio. Allora, io la prossima volta vorrei trovare o Ling Ling o una dei professori, come la bestia Cenerentola o Biancaneve. Oppure vorrei trovare Astoria, così avrei completato le tre amiche, però mancherebbe comunque Travis. E questo è il libretto, questo è quello di Oak. Come vedete ci sono due scene del cartone, come per gli altri libretti. Allora, io mi sono conservata gli altri libretti. Qui ci sono due scene di Rose. Qui ci sono due scene di Joy. E qui invece ci sono due scene di Vicky. Qua è la puntata del lupo cattivo che ha fatto ieri sera. Qua non fa capire molto bene. E niente, è fatto in questo modo. E sulla copertina ci sono tre amiche. Ecco tutti i miei libretti. E il giornalino anche, vi faccio vedere. Allora ragazzi, questo è il giornalino che mi è uscito con Rose, e ha uscite, solo che io ho comprato la terza uscita, come vedete, perché la prima uscita non mi ricordo cos'era, la seconda erano degli anellini con la zucca, solo che erano un po' troppo piccolini, quindi non li ho comprati. Allora, adesso vi faccio vedere.
Qui, come vedete, c'è il numero 3, esce ogni mese questo magazine e fa vedere un po' le cose. Qua fa vedere Hawk, in questo giornalino, sta scritto nome, Hawk, famiglia, Biancaneve, luogo di provenienza, terra delle favole. E poi qui ci sono alcune immagini, la sua magia, ci sono giochi e poi qua c'è addirittura il testo della canzone. Oh, e poi qua c'è il poster di Rose, i fumetti, le storie, eccetera. Come vedete, dice un fumetto favoloso, tanti giochi e test. Qua ci sono i personaggi, inoltre puoi vincere anche un concorso e io. Ah, poi aiuto, come vedete, i personaggi. C'è questo uovo di Pasqua che io ho comprato, poi ve lo recensirò a Pasqua. Io, per Pasqua, questo è il grande concorso, già l'ho compilato. E si può vincere un viaggio, solo che nelle Marche io non ci andrò perché stanno succedendo vari terremoti e cose. E invece puoi vincere 5 kit di favolosi libri da leggere e giocare. E qui c'è un giochino. E niente, a Pasqua vi volevo dire una cosa, vi recensirò alcune uova di Pasqua di Barbie e di Rare Regal Academy. Aspetta, metto i personaggi ben dritti. Poi vi recensirò l'uovissimo di Barbie e tante altre cose, perché al posto di tante uova di cioccolato ho preferito comprare Barbie e alcuni giochi di Regal Academy, come lo Scettro di Rose e varie cose. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Arriviamo a 200 iscritti, per favore ragazzi, perché prima ne avevo 202 tipo, adesso ne ho 196, vi prego non vi disiscrivete, se non vi piace il mio canale non vi iscrivete proprio. Ah, mi fate rimanere male se vi disiscrivete e vi iscrivete. Vabbè, lasciamo perdere. E niente, per chi è iscritto al mio canale, spero che questo video vi sia piaciuto. Per non perdervi nuovi video, attivate la campanella e se il video non vi è piaciuto, pensatelo nella vostra mente, non mettete dislike, per favore. Se nemmeno vi è piaciuto, non mettete né like né dislike. Se vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Ok. Dopo questa fine un po' strana, ci vediamo al prossimo video. Ciao!